Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati, benvenuti a Quando scoppia la pace, la trasmissione della nostra emittente che nell'ambito del centenario della Grande Guerra vi sta raccontando i raduni delle associazioni d'arma che si tengono a Vittorio Veneto in questo 2018. Tanti sono gli appuntamenti che vi abbiamo già documentato, molti saranno quelli che animeranno la città nel corso delle prossime settimane. Il quarto raduno, dopo i Fanti, dopo gli Alpini, dopo la Cavalleria, il quarto raduno in ordine di tempo è il 12° raduno nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, che inizierà il 17 settembre prossimo e che vedrà il suo culmine nelle giornate del 22 e del 23 settembre, quando oltre 2.500 lagunari in congedo e in servizio sono attesi a Vittorio Veneto. Come sapete però, con questo programma vogliamo raccontarvi anche una realtà a cui le associazioni d'arma sono strettamente legate e quindi vi vogliamo proprio raccontare il personale attualmente in servizio dell'esercito italiano. In questa prima parte della trasmissione vi racconteremo chi sono e che cosa fanno i lagunari, mentre nella seconda parte appunto ospiteremo i rappresentanti dell'ALTA, l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, ed entreremo nel dettaglio per quanto riguarda il raduno di Vittorio Veneto. Come vedete non ci troviamo in città, non ci troviamo a Vittorio Veneto, siamo bensì a Venezia, all'isola di Sant'Andrea delle Vignole, e abbiamo il piacere di avere qui con noi il colonnello Roberto Cocco, comandante Reggimento Lagunari Serenissima. Grazie per averci aperto le porte di questo, un piacere, di questo luogo. Tra pochissimo ci racconterà anche dove siamo e che cosa fanno i lagunari in questo luogo, ma prima cerchiamo di inquadrare un po' storicamente il reggimento e come nasce la vostra specialità. Sì, è il 1951 quando in Venezia si costituisce il settore truppe anfibie, una realtà interforze costituita da reparti dell'esercito che costituiranno poi il nucleo primordiale dei futuri lagunari e alcuni reparti della marina. Questo connubio vive fino al 1956, quando la marina militare si distacca e il comando del neocostituito raggruppamento Forze Lagunari viene assunto dal primo ufficiale dell'esercito, che sarà poi nei fatti il primo comandante delle truppe lagunari, l'allora colonnello Luigi Savini. Da lì ad oggi il reggimento è sempre stato protagonista della storia dell'esercito italiano nella realtà veneziana, reclutando dapprima il proprio personale tra i ragazzi destinati alla leva nella forza armata dell'esercito, tra i ragazzi originari della Laguna Veneta. E ad oggi poi, con la trasformazione dell'esercito in un esercito di professionisti, l'ingresso alla specialità lagunari è aperto ovviamente a tutti coloro che ne hanno la volontà di entrare a farne, hanno la volontà di entrarne a fare parte e desiderano appunto dedicare la propria vita al servizio della nazione nella specialità lagunare e nell'attuale Reggimento Lagunari Serenissima. Voi siete l'unica unità anfibia dell'esercito italiano, giusto? Sì, siamo un'unità di fanteria leggera con capacità anfibie, siamo l'unica unità, come ha giustamente detto lei, dell'esercito italiano con questa connotazione. È la nostra natura, siamo nati qui e da qui ci siamo via via sviluppati, divenendo negli ultimi anni una vera e propria unità d'élite dell'esercito italiano specializzata in operazioni anfibie. In ragione di questo abbiamo degli equipaggiamenti e delle dotazioni in termini materiali, armi e mezzi specifiche per operare in ambiente anfibio.
Ecco, a proposito di mezzi, vediamo già dietro di noi dei mezzi in movimento. Poi vi diamo un'anticipazione. Vedremo anche. Vi mostreremo anche che cosa vedremo dopo. Sì, sì. Questo adesso naturalmente è un piccolo assaggio della realtà quotidiana che vivono i lagunari in addestramento. Questi motozattere trasportano in questo momento due squadre fucilieri. Vedremo poi successivamente anche il nostro mezzo anfibio per eccellenza, la V7, che ci ha resi famosi un po' dappertutto, fino anche ad essere impiegato in operazioni fuori dal territorio nazionale, dai Balcani fino al più recente Libano. Ecco, abbiamo detto, per questa puntata siamo venuti a Venezia. In quest'isola, l'isola di Sant'Andrea, che cosa fate, come operate? Che cos'è questo luogo? Questo è un luogo storico, ma non storico solo per i lagunari, è un luogo storico della storia dell'Italia. Qui ecco, vediamo l'ingresso in acqua adesso di due AV7. Dicevamo appunto Sant'Andrea è oggi una delle tre sedi dove vive il Reggimento Lagunari Serenissima, attualmente sede della compagnia mezzi nautici, del plotone esploratori, e abbiamo naturalmente il supporto logistico per supportare tutti i nostri le necessità di mantenimento e riparazione primaria dei nostri mezzi tecnici. Ecco, ce lo diceva un po', ce lo accennava anche prima, in quali scenari sono stati impegnati i lagunari in questi anni, in questi ultimi anni? La storia dei lagunari è inscindibile dalla storia dell'Italia, quindi l'impiego dei lagunari è avvenuto in qualsiasi situazione l'Italia ne abbia avuto necessità. Fin dai tempi della leva, per esempio, è stato impiegato sul territorio nazionale in concorso alle popolazioni colpite da gravi disastri naturali come l'alluvione del Polesine nel 66, il terremoto del Friuli. In tempi più recenti, sempre sul territorio nazionale, siamo impiegati in maniera più, diciamo, tecnico-professionale nell'operazione Strade Sicure a supporto delle forze dell'ordine. In questo momento, mentre parliamo, abbiamo dei lagunari che operano sia nella città di Venezia che a Padova che a Verona. E invece in operazioni all'estero siamo stati impiegati fin dagli anni 90 in tutte le operazioni nei Balcani, Bosnia, Kosovo, Macedonia, fino ad arrivare alle più recenti operazioni in Iraq, Afghanistan e Libano. Attualmente siamo impiegati con dei distaccamenti lagunari presso in Iraq e in Libia. Ecco, il vostro Reggimento si contraddistingue per una sorta di unicità, come abbiamo già detto. Sì. Che cosa lo rende appunto unico, tanto da essere stato definito pedina operativa unica nel suo genere, flessibile, moderna e fondamentale per il nostro esercito? Io sono il comandante del reggimento, quindi non posso che dire che questo è il reggimento più bello dell'esercito italiano. Naturalmente, cosa ci rende unici? L'ho già accennato prima, è la nostra capacità di operare in ambiente anfibio. Questo naturalmente richiede una particolare selezione in ingresso del personale che desidera entrare nelle nostre file, che prevede delle prove iniziali che permettono non solo a noi di capire se l'aspirante lagunare ha tutte le potenzialità, le qualità fisiche per poter sostenere poi la vita del lagunare, ma anche all'aspirante lagunare di rendersi conto delle difficoltà a cui va incontro nell'entrare nella specialità lagunare. Una volta ammessi comunque al corso di qualifica per diventare lagunari, che viene denominato corso di qualifica anfibia, l'aspirante lagunare affronta 5 settimane di intenso addestramento presso le nostre sedi in Malcontenta e qui a Sant'Andrea, dove progressivamente con una serie di attività fisiche di preparazione atletica e di addestramento operativo sul terreno prende sempre più confidenza con la realtà
anfibia e lagunare, che lo vedranno poi protagonista nelle file del Reggimento Lagunari. Terminato questo corso di 5 settimane, dicevo, veste con una piccola cerimonia, riceve l'investitura ufficiale di lagunare, in cui riceve il basco verde, che è uno dei nostri segni distintivi, il mao, che è uno dei nostri segni uniformologici distintivi, ai quali noi siamo particolarmente attaccati e orgogliosi di vestire, e da quel momento entra ufficialmente a far parte del Reggimento Lagunari Serenissima. Non è in realtà un punto di arrivo, ma è un punto di inizio, perché lì inizia l'addestramento, viene il lagunare neo assunto nei nostri ranghi, viene poi messo nelle varie pedine operative del reggimento e prosegue con la sua formazione tecnico-professionale, con le mille possibilità che ha di specializzarsi nei vari settori nei quali andiamo a operare quotidianamente. Ecco, lei ci ha dato un po' uno spaccato. Voi sarete presenti anche a Vittorio Veneto in occasione del raduno? Naturalmente, sì, certo. Che cosa farete a Vittorio Veneto? Niente, a Vittorio Veneto parteciperemo con l'entusiasmo che è tipico dei lagunari, sarà presente una compagnia in armi a rendere gli onori non soltanto alle autorità che interverranno, ma anche a tutti gli ospiti che desideranno partecipare al raduno, che è un raduno associativo, quindi vedrà la partecipazione della schiera di lagunari che negli anni della leva hanno prestato il loro servizio alla patria nei ranghi del reggimento e che per quel giorno si ritroveranno a Vittorio Veneto per rivivere. Un grande ritrovo, rivivere, ovviamente. Esatto, esatto. E di questo, del raduno, parleremo. Nell'ambito del raduno poi noi faremo vedere, metteremo in piedi un nostro villaggio lagunare, nell'ambito del quale esporremo alcuni nostri mezzi. Ci saranno lagunari in servizio che risponderanno alle domande di tutti coloro che vorranno interessarsi alla nostra realtà, e faremo anche vedere una piccolissima attività operativa con discesa dagli elicotteri. E di questo parleremo dopo nella seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo detto che appunto siamo venuti sin qui per però mostrarvi qualcosa dal punto di vista appunto operativo. Quindi se lei è d'accordo, adesso lasciamo spazio alle immagini e iniziamo a vedere i suoi uomini all'opera. Va benissimo, allora li vedremo man mano che realizzeranno questi singoli momenti addestrativi. Io ci tengo a dirvi che adesso faremo vedere una serie di attività basiche della vita del lagunare, attività che praticamente quotidianamente le varie componenti del reggimento lagunari realizzano per mantenere il proprio livello di efficienza operativa elevato. Quindi vedremo dei singoli spoil che in realtà, in caso di intervento reale, vengono assemblati in un'operazione ben più complessa, certo, e ben più dimensionata anche nei numeri. Adesso stiamo inquadrando, stiamo vedendo due battelli pneumatici, è il mezzo che il Reggimento Lagunari utilizza per fare un addestramento di base, essendo un mezzo, diciamo così, tra virgolette, facile nel suo impiego e immediato, e molto immediato anche per fare un'attività addestrativa basica. Permette di acquisire molto facilmente i rudimenti dell'attività anfibia. Peraltro questo battello è utilizzato poi operativamente anche per svolgere
condurre attività di ricognizione, di esplorazione in tratti di costa, ovvero nell'ambito di operazioni di pattugliamento fluviale, cosiddette riverine, può essere lanciato da un elicottero e poi gonfiato in acqua dagli operatori. Attualmente in barca delle squadre fucilieri in assetto da combattimento. Lo vedremo poi successivamente, quando vedremo l'attività degli esploratori, in un'altra attività tipica che viene condotta con lo Zodiac. Adesso entrare in acqua i nostri AV-7, sono i nostri mezzi corazzati, si porteranno verso di noi, sono degli splendidi mezzi anfibi che imbarcano per l'esattezza 21 militari completamente equipaggiati in assetto da combattimento e sono, come possiamo vedere, idonei a muoversi non soltanto in fase di sbarco da delle navi per approcciarsi a una spiaggia di sbarco, ma anche per condurre un'attività di pattugliamento fluviale, di corsi d'acqua o in ambiente misto anfibio terrestre. Questo peraltro è lo stesso mezzo che hanno in dotazione i Marines degli Stati Uniti, un mezzo dalle eccellenti qualità e capacità tecnico-tattiche. Adesso abbiamo messo in azione i fumogeni a dimostrazione di una capacità del mezzo di creare una cortina fumogena che possa nascondere l'attività o di personale appiedato oppure per non permettere l'individuazione del mezzo in movimento nell'acqua. Attività dimostrativa dei nostri esploratori col lancio della cavana, così come viene da noi denominato, si simula il lancio da un elicottero degli esploratori anfibi. Adesso si lanceranno con la stessa tecnica che viene adottata nel momento in cui vengono lanciati da un elicottero, entrano in acqua e all'uscita danno l'ok all'operatore a bordo dell'elicottero, che permette il lancio dei successivi operatori. I nostri esploratori sono truppe specializzate all'interno di una realtà già specialistica che siamo noi lagunari. Per diventare esploratore occorre affrontare un intenso corso addestrativo della durata di 20 settimane, particolarmente impegnativo dal punto di vista psicofisico per l'impegno che richiede, e al termine del quale si acquisisce la
qualifica di esploratore anfibio e si è abilitati ad operare non soltanto in acqua, ma si viene anche addestrati per operare sott'acqua seguendo specifici corsi subacquei e peraltro il nostro pattuglione esploratori è anche abilitato al lancio col paracadute. Ecco, adesso li vediamo entrare in azione a bordo di uno Zodiac e dimostreranno il rilascio dell'operatore in acqua dal battello pneumatico. Naturalmente questo avviene con gli operatori che sono già equipaggiati di tutto l'assetto da combattimento che gli è necessario per svolgere l'azione, per svolgere l'operazione per la quale sono impiegati. Adesso lo Zodiac tornerà indietro e vedremo una tecnica di recupero dell'operatore in acqua con il sistema dell'anello. Praticamente un operatore a bordo del battello sporge un anello in gomma che, come potete immaginare, dall'assetto degli operatori in acqua verrà agganciato appunto dall'esploratore in acqua al braccio e l'operatore invece sullo Zodiac lo tirerà a bordo. È un lavoro di squadra perché invece l'operatore pilota dello Zodiac dovrà agire sul motore del battello azionando il gas in maniera differenziata a secondo della posizione dell'operatore e permettere con l'effetto della marea facilitare la risalita a bordo dell'esploratore dall'acqua. Questa è una nostra eccellenza, la nostra punta di diamante dal punto di vista tecnico operativo e di specializzazione del Reggimento Lagunari. Questo per quanto riguarda l'attività prettamente anfibia, l'attività in acqua. Come dicevo prima, noi siamo un'unità di fanteria leggera e quindi siamo idonei a svolgere tutte le attività tipiche della fanteria a terra. Adesso vedremo in azione un'attività basica addestrativa di movimento di una squadra, in realtà un'attività molto molto banale che però rende un po' l'idea di quello che poi si fa sul terreno con i nostri mezzi e che cosa i nostri uomini si addestrano quotidianamente a fare. Questa è un'unità di fanteria, una squadra di fucilieri che atterra dal nostro AV7
per simulare un pattugliamento in un ambiente urbanizzato, ostile. Naturalmente la squadra si muove in assetto tattico, qui con qualche vincolo e con qualche, diciamo, aggiustamento cinematografico. Adottano una tecnica di movimento sul terreno, garantendosi, anche se da questa distanza forse non riusciamo a stimarlo, però una reciproca copertura. Ogni fuciliere ha un suo settore di intervento, tecnicamente lo definiamo così, guarda in una direzione per garantire una copertura. Il dispositivo nel suo complesso garantisce una copertura a 360 gradi di tutta la squadra. E a bordo del mezzo rimane naturalmente il pilota e il mitragliere di bordo, che fornisce una copertura con con le armi di reparto che sono a bordo in dotazione al carro. Ecco l'attivazione, la squadra sul terreno reagisce . Ecco qui il comandante di squadra ha reputato opportuno dare l'ordine di ripiegamento alla squadra, e stiamo assistendo ora a un ripiegamento. Il carro in questo caso ha aperto una copertura fumogena per permettere ai fucilieri di ripiegare con maggiore sicurezza. Lo stesso fanno i fucilieri a terra, in modo da potersi sganciare con una maggiore sicurezza. In caso reale, naturalmente, il carro non sarebbe rimasto fermo in questa posizione, sarebbe andato in concorso aprendo il fuoco con le armi di bordo a favore dei fucilieri, cercando un cosiddetto appiglio tattico, cioè una posizione dal quale poter sostenere l'azione di ripiegamento dei fucilieri, imbarcarli e portarsi in posizione sicura. Assistiamo ora al rimbarco della squadra fucilieri, a cui si mettono in sicurezza per permettere l'afflusso ordinato di tutti e il rimbarco tattico sul mezzo. Naturalmente questo avviene a seguito della neutralizzazione della minaccia, per poi valutare la situazione ed eventualmente proseguire l'attività operativa in profondità o riprendere l'attività in un successivo momento.
E rieccoci qui per la seconda parte di Quando scoppia la pace. Vi stiamo raccontando il mondo dei lagunari. Abbiamo visto qualche istante fa delle bellissime immagini, anche molto spettacolari, che ci hanno fatto capire che cosa fanno i lagunari qui in quest'isola. Come detto nel corso della prima parte, ora è giunto il momento di parlare e di entrare nel vivo del raduno dell'ALTA, l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, che avrà luogo tra qualche giorno a Vittorio Veneto. Abbiamo cambiato gli ospiti, abbiamo qui con noi Barbara De Nardi, l'assessore al centenario della città di Vittorio Veneto, ben trovata. Abbiamo il generale Luigi Chiapperini. Buongiorno a tutti. Il presidente nazionale e già comandante del reggimento, presidente nazionale dell'ALTA, e abbiamo anche Giuseppe Macchioni, vicepresidente nazionale dell'ALTA con delega alla protezione civile. Con questi ospiti cercheremo di raccontarvi appunto quello che è anche il programma del raduno, come abbiamo già fatto nelle precedenti occasioni. Ma prima di parlarvi del raduno, io chiedo all'assessore De Nardi. Stiamo vivendo, l'abbiamo raccontato in molte occasioni, un anno molto particolare in occasione del centenario, delle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra, un 2018 ricco di eventi a Vittorio Veneto. Facciamo un po' il punto della situazione, a che punto siamo arrivati? Beh, siamo circa a metà, perché abbiamo appena vissuto la pausa estiva, che poi pausa tanto non è stata, visto che il 1° agosto abbiamo inaugurato a Londra una mostra molto importante che ci ha dato grandi soddisfazioni e che ce ne sta continuando a dare moltissime, una mostra che con gli scatti del Fondo Marzocchi racconta la guerra bianca, che è una peculiarità del fronte italiano, quindi la guerra in alta montagna combattuta dai nostri alpini, la guerra nella laguna veneziana, insomma, e quale posto migliore di questo per ricordarlo, e la presenza delle truppe britanniche in Italia, mostra che è stata appena disallestita dall'Army and Navy Club e che rivedrà il pubblico londinese il 6 di novembre, perché l'ambasciata italiana ce l'ha chiesta in prestito per l'evento finale del centenario dell'ambasciata italiana a Londra. L'11 di agosto abbiamo inaugurato un'altra mostra che sarà aperta quantomeno fino all'11 novembre a Palazzo Todesco e che racconta la Grande Guerra come fenomeno globale, si chiama Res Bellica, la prima guerra totale del XX secolo, con moltissime fotografie provenienti anche dai fondi dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Honorable Artillery Company, che è il reggimento inglese col quale stiamo lavorando per un grande evento finale internazionale il 3 novembre, e che oltre appunto a questi scatti molto particolari e molto importanti, che vi invito ad andare a vedere, vive anche grazie al contributo di tanti appassionati collezionisti che ci hanno prestato oggetti molto particolari. La prossima settimana, il 17 di settembre, inaugureremo un'altra mostra, la mostra fotografica della Regione Veneto sulle mappe in guerra, la topografia nel conflitto, e nel corso dell'inaugurazione, e questa è una chicca in anteprima, proietteremo le stereoscopie del Fondo Marzocchi, quindi le fotografie in 3D di 100 anni fa, che potremo vedere per la prima volta dopo essere state digitalizzate grazie a un cofinanziamento del Ministero dei Beni Culturali. E poi riprenderemo con i raduni e ci avvieremo verso la fase finale di questo centenario. Ma prima della fase finale ce ne sono di iniziative. Passiamo il microfono al generale Chiapperini. Nella prima parte della trasmissione il colonnello Cocco ci ha accennato della storicità, diciamo, dei lagunari. Tante sono le tradizioni legate al glorioso passato dei lagunari. Perché questa specialità è intimamente connessa con la storia della Repubblica di Venezia? Intanto i lagunari sono a Venezia. Sono nati a Venezia, hanno operato negli anni passati nel Veneto, nel Triveneto, e l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie è ancora qui tra i cittadini veneti a
portare avanti le tradizioni dei lagunari, e in particolare della Serenissima, dei soldati della Repubblica di Venezia. Ce l'ha detto il Presidente della Repubblica col suo atto istitutivo della specialità lagunari. Siamo gli eredi dei Fanti d'Amar della Serenissima e pertanto portiamo i loro simboli, il Mao, il leone alato di Venezia, il loro grido di battaglia, che è San Marco, lo sentirete riecheggiare più volte tra le piazze di Vittorio Veneto la prossima settimana, e ancora un fortissimo spirito di corpo che legava i Fanti d'Amar allora e continua a legare i lagunari oggi. Ecco, ce lo diceva, sentiremo riecheggiare, vedremo la presenza proprio dei lagunari in città. Fervono ormai i preparativi, come anche abbiamo già detto le altre volte, magari lo spettatore non si rende conto di quanta fatica ci sia, che cosa ci sia nel dietro le quinte della organizzazione logistica anche di un raduno. Innanzitutto, fervono i preparativi, come vi state preparando voi? In realtà non ci stiamo più preparando, siamo alla fine, siamo ai dettagli finali. Nei mesi scorsi, grazie allo Stato Maggiore Esercito, al Comando delle Forze Operative Nord di Padova, ma in particolare grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, io ringrazio naturalmente il signor sindaco Roberto Tonon, ringrazio l'assessore al centenario Barbara De Nardi e tutti gli altri componenti dell'amministrazione per il loro splendido lavoro. Siamo a dettagli, come dicevo, di un programma molto ricco di eventi, accattivante lo considero, perché ci sono tantissimi eventi che sia i lagunari, i radunisti, che la cittadinanza di Vittorio Veneto potranno vivere. Possiamo già dire quante persone vi aspettate, quanti lagunari vi aspettate in città in quel fine settimana, che lo ricordiamo sarà quello del 22 e del 23 settembre prossimi? Sì, nell'arco della prossima settimana noi ci attendiamo a non meno di 15.000 presenze. Diciamo che nell'attività clou che si svolgerà domenica 23 ci saranno circa 5.000 lagunari con famiglie, amici, simpatizzanti, oltre naturalmente alla cittadinanza di Vittorio Veneto, che ho visto nei raduni precedenti partecipa con molto calore. Molto calore, molto entusiasmo anche a tutte le attività, non solo alla sfilata, che magari è il momento che così è quello che balza un po' più all'occhio. Prima di darvi anche qualche ragguaglio riguardo al programma dettagliato, agli orari, voi in realtà vi siete già resi protagonisti di un gesto di solidarietà in questi giorni. Siete già stati avvistati a Vittorio Veneto a fare che cosa? Sì, buongiorno a tutti. Noi ci siamo impegnati a effettuare una manutenzione e ricostruzione dei giochi per bambini al parco giochi. Quindi un segno tangibile, un segno concreto della vostra presenza. Quindi non si viene solo a fare festa a Vittorio Veneto, ma volete lasciare anche qualcosa. Certamente. Voi fate, lei soprattutto è il delegato alla protezione civile. Ci spiega un po' in che cosa siete chiamati ad operare quando ce n'è bisogno. Sì, beh, noi abbiamo 5 gruppi di protezione civile che sono dislocati su 2 province, Venezia e Rovigo, e abbiamo, diciamo, i gruppi San Donà di Piave, Riviera del Brenta, Rosolina, Crespino e ultimamente si è aggiunta anche Concordia Sagittaria. Il nostro tipo di attività è sul volontariato, interveniamo sia in tempi non brutti, oppure interveniamo anche su terremoti, alluvioni e calamità naturali. Perfetto, e il vostro operato è senza dubbio importante e fondamentale. Arriviamo ai momenti salienti di questo raduno. Chiapperini, se dovesse darci qualche appuntamento imperdibile. Il primo appuntamento è lunedì 17, subito dopo la presentazione del raduno e la conferenza stampa ci sarà l'inaugurazione della
nuovissima mostra storica dei Lagunari. È un, lo considero un debutto in società della mostra dei Lagunari, in quanto è stata rinnovata completamente. Si tratta di decine di pannelli con centinaia di foto storiche riguardanti sia il Reggimento Lagunari Serenissima, sia l'Associazione Lagunari, truppe anfibie chiaramente, e racconta un po' dalla sua nascita fino ai nostri giorni, cosa fa, come opera sul terreno. Il vicepresidente accennava alle attività di protezione civile, ad esempio. I nostri ragazzi, li chiamo ancora così perché sono dei ragazzi, naturalmente, nello spirito, hanno operato sia sul territorio nazionale che all'estero, e in particolare in situazioni di emergenza, inondazioni. Chi meglio dei Lagunari può intervenire in queste occasioni. Ci sono ancora dei uniformi, saranno esposte delle uniformi, saranno esposti dei modellini, dei mezzi anfibi, quindi una mostra molto interessante per tutte le età. E parallelamente alla mostra ci sarà anche un vero e proprio villaggio dei Lagunari in centro città. Sì, dal sabato mattina e ancora domenica ci sarà un villaggio costituito da una serie di gazebo, da punti di informazione del Reggimento Lagunari Serenissima. Ci saranno anche lì ancora modellini, gadget dei Lagunari, mezzi storici della Prima Guerra Mondiale, molto importanti. Lo ricordiamo, lo ricordava l'assessore De Nardi, questo raduno e i raduni che si sono stati condotti a Vittorio Veneto coincidono con il centenario della Grande Guerra, e quello è il fulcro, e rimane il fulcro anche del nostro raduno. Allora, abbiamo detto la mostra al Victoria, il villaggio in centro città, e poi da sabato mattina diamo proprio le tappe del raduno. Molto brevemente, devo anticipare diciamo un attimo il programma al venerdì, perché il venerdì c'è ancora un appuntamento molto importante, perché abbiamo voluto tenere la gioventù di Vittorio Veneto al centro della nostra attenzione. Le scolaresche di Vittorio Veneto il venerdì mattina al Teatro da Ponte incontreranno i Lagunari del Reggimento, Serenissima, che racconteranno ciò che fanno sul territorio nazionale, nell'operazione Strade Sicure per la nostra sicurezza. Li vediamo in giro anche a Venezia e all'estero, nelle operazioni di supporto alla pace per la stabilizzazione di tante zone sfortunate, tante aree sfortunate del mondo. Nell'occasione doneremo dei buoni libro alle scuole di Vittorio Veneto, a quei ragazzi che hanno partecipato ad un concorso per la realizzazione di un bozzetto avente come tema i Lagunari, il centenario, il raduno dei Lagunari. Quindi il venerdì è dedicato alle giovani generazioni. Giovani generazioni, ma anche il sabato e la domenica, certo. Perché le giovani generazioni potranno o avranno la possibilità di partecipare a una serie di attività che partono al mattino di sabato con l'alza bandiera, la Santa Messa e ancora il villaggio, l'apertura del villaggio dei Lagunari, e al pomeriggio uno spettacolo che ha come tema naturalmente la Prima Guerra Mondiale, parliamo della Grande Guerra. Si intitolerà Palle Girate, la guerra come non l'avete mai vista, e con Michele D'Andrea, un bravissimo artista, che illustrerà con musica, parole, immagini, quegli aspetti della Grande Guerra poco conosciuti. La guerra in trincea, il soldato, ci sarà il soldato al centro della scena. E quindi è uno spettacolo rivolto un po' a tutti, sia alle scolaresche, ai giovani e più anziani o meno giovani, meglio. Dopo lo spettacolo, che avrà luogo al Teatro da Ponte, lo ricordiamo, ci sarà la Notte Bianca. La Notte Bianca, organizzata dal Comune di Vittorio Veneto, ringrazio ancora l'amministrazione, perché dà l'opportunità ai radunisti che sono già in città dal sabato di vivere
la città di Vittoria Veneto, una cittadina che devo dire conoscevo poco, ci andavo da quando ero giovane ufficiale al comando del quinto corpo d'armata, poi del FOD, ma ci andavo solo per lavoro, no? E non avevo l'opportunità di girare un visitarla, po' girare gli scorci della nostra città. Invece devo dire che è veramente una bellissima cittadina, e quindi la Notte Bianca darà l'opportunità a tutti di scoprire quei lati belli di questa bella città. Dopo l'aspetto goliardico, anche se vogliamo, della notte, arriviamo al 23. Domenica 23 ci sarà un primo momento istituzionale in Piazza del Popolo e poi? Il momento istituzionale fondamentale, importantissimo per noi, è l'alzabandiera solenne. Subito dopo ci sarà una rappresentazione del 16° Reggimento Treviso. Si tratta di rievocatori storici del 700, quindi facenti parte dell'esercito della Serenissima, una delle ultime milizie della Repubblica Veneta prima della sua caduta. Si esibiranno in piazza con colpi a salve, quindi che nessuno si spaventi, anzi sarà qualcosa di direi divertente. Subito dopo inizia la cerimonia militare, quindi ci schiereremo tutti in Piazza del Popolo. Ci saranno i nostri lagunari in servizio, la compagnia d'onore con la bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima, la fanfara della Brigata di Cavalleria, tantissime associazioni d'arma che hanno già dato la loro adesione per partecipare al nostro raduno, tantissimi sindaci, i quali saranno accompagnati da i ragazzi del 99, che non sono i ragazzi del 1899 che parteciparono donando, direi, il bene più prezioso, la loro vita, no? per la nostra patria, ma sono ragazzi che nati 100 anni dopo, i ragazzi del 99, quindi nati nel 1999, che accompagneranno i loro sindaci in questa manifestazione. La cerimonia militare si svolgerà in Piazza del Popolo, ci saranno naturalmente alcuni discorsi da parte delle autorità presenti e subito dopo inizierà il grande sfilamento dei radunisti. Ci sarà la sfilata da nord verso sud lungo Viale della Vittoria, il momento, se vogliamo, anche più atteso, più spettacolare, anche perché ogni singolo lagunare in quel momento, in quell'istante, passando davanti alla tribuna d'onore, sarà lui il protagonista. E al termine della sfilata però non si chiuderà il vostro raduno, bensì tutti quanti ci sposteremo da un'altra parte. Durante lo sfilamento la cittadinanza avrà l'occasione di guardare, di vedere un attimo i nostri bravissimi soci nelle loro uniformi associative sfilare, saranno migliaia, ma insieme a loro ci saranno dei gruppi di rievocatori storici, uno l'ho accennato poco fa, il 16° Reggimento Treviso, ma ci saranno anche i Fanti da Mar della Marcigliana di Chioggia che sfileranno, perché abbiamo voluto sottolineare la nostra appartenenza a quel mondo della Serenissima, e sfileranno anche, e non potevano mancare, perché come dicevo prima sono il fulcro di questo raduno, alcuni mezzi storici della Prima Guerra Mondiale che potranno essere anche ammirati la sera precedente, gli arditi della Prima Guerra Mondiale, per poi arrivare in una sorta di continuum storico ai giorni d'oggi. E quindi già durante lo sfilamento si vedranno degli elicotteri dell'esercito italiano che partecipano alle operazioni fuori aria, e si vedranno i lagunari, la compagnia d'onore che sfilerà, e poi, come lei anticipava, gli stessi elicotteri e un team di lagunari presso il Victoria Sport al termine dello sfilamento, quindi verso le ore 13, si esibiranno in una discesa da elicottero, quindi si caleranno da un elicottero in overing, in fast rope, cioè con una corda, e quindi diciamo che simuleranno una delle attività operative che normalmente conducono in esercitazione ma anche in operazioni, e poi tutti potranno ammirare gli elicotteri che rimarranno in mostra statica lì sempre al Victoria Sport, dove tutti i radunisti consumeranno il proprio rancio.
Certo, certo. Abbiamo sentito quindi un programma molto intenso, una tre giorni possiamo dire, molto intensa. Passiamo il microfono all'assessore De Nardi. La città con quale spirito si appresta ad accogliere i lagunari? Beh, penso con lo stesso spirito col quale abbiamo accolto le altre associazioni d'arma in precedenza. Devo dire che nelle scorse settimane qualcuno, dopo l'ultimo raduno, quello della cavalleria, mi ha chiesto: ma adesso raduni non ce ne sono più? Quasi un po' spaventati. Abbiamo detto: no, facciamo una pausa ai mesi di luglio, agosto e poi a settembre si riparte. Riprendiamo assolutamente con la stessa energia. Credo che sia stato importantissima la partecipazione della popolazione vittoriese e anche molto calorosa, molto sentita a non solo ai raduni, direi in generale a tutti gli appuntamenti del centenario. È una lunga catena di eventi di tantissimi tipi, di natura diversa, che credo abbia trovato la quadratura del cerchio, con un pizzico di orgoglio per il lavoro che è stato fatto non solo dall'amministrazione ma da tantissime associazioni, da tantissimi singoli. Devo dire che è stato creato un programma veramente importante, veramente variegato, che sta dando i suoi frutti. E un'altra anticipazione è che il 24 ottobre molto probabilmente, ma la data non è ancora definitivamente individuata, la città si cimenterà in una staffetta, una 100 km di nuoto, alla quale hanno già dato il loro assenso alla partecipazione i componenti del Reggimento Lagunari Serenissima. L'obiettivo è ricordare i 50 anni delle piscine comunali, che furono costruite proprio in occasione dell'allora 50° anniversario della vittoria, i 100 anni dalla fine della Grande Guerra. Il motto sarà scendere in vasca nella storia. Ogni vittoriese sarà chiamato a fare anche una sola vasca per contribuire al raggiungimento dei 100 km complessivi. E quindi questa è un'altra iniziativa che magari anche in quel caso documenteremo. Stiamo per arrivare alla fine. Allora, l'invito da fare anche alla popolazione vittoriese è quello di scendere in piazza e partecipare, giusto? Certo, vi aspettiamo tutti a braccia aperte. E anche a Chiaperini chiedo la stessa cosa, il messaggio che manda ai vittoriesi dopo che abbiamo fatto vedere intanto in questo bellissimo luogo chi sono i lagunari. Abbiamo detto il fitto programma che avete organizzato, che cosa rimane da fare? Un solo gesto, non faccio appelli perché io sono certo che a parte i nostri soci, i nostri tantissimi lagunari, la città di Vittorio Veneto, ma io direi anche il Veneto e l'Italia, perché abbiamo avuto adesioni già da tutta Italia, parteciperanno con entusiasmo al raduno. E dicevo, il gesto è quello di donare ad un socio della nostra associazione Lagunari Truppe Anfibie, un socio appena iscritto che è l'assessore De Nardi al centenario, okay, di Vittorio Veneto, il nostro basco verde. Ecco perché lo avevo in mano, che tutti si chiedevano come mai, ma lei, l'assessore, non aveva ancora il basco, e invece io vorrei farne dono. Questa è la consegna nome... ufficiale. Questa non la sapevamo. A nome di tutti i lagunari. Ed è un gesto simbolico che voglio fare qui, in questo idroscalo, sede di una delle compagnie del Reggimento Lagunari Serenissima, da cui tra l'altro è partito Gabriele D'Annunzio con la sua squadriglia per il volo su Vienna nella Prima Guerra Mondiale. Quindi anche in questo luogo si torna prepotentemente il ricordo della Prima Guerra Mondiale, quindi quale luogo migliore per donare il basco verde all'assessore al centenario di Vittorio Veneto. E con questo gesto voglio donare idealmente il basco verde a tutti coloro i quali parteciperanno al nostro raduno nazionale a Vittorio Veneto. Vi aspettiamo tutti, tanti. Grazie Chiaperini, grazie per questo. Ecco qua, adesso abbiamo l'investitura ufficiale, eccola qua, vediamo come sta, ecco qua. L'assessore è quasi commosso, vero? ecco. Bene, allora, e con questo gesto, come diceva Chiaperini, un gesto anche simbolico, è stata la consegna, diciamo, all'intera cittadinanza di Vittorio Veneto del Basco Verde. Noi vi invitiamo ovviamente a partecipare al raduno
ovviamente dei lagunari. Potete farlo scendendo in strada, scendendo in piazza nei giorni del raduno, ma se volete, se non avete modo di muovervi dalla vostra casa, potete farlo sintonizzandovi sul canale della Tenda TV, grazie ovviamente all'associazione che ha deciso di impreziosire anche la sfilata e tutta la cerimonia della domenica con la nostra presenza, con la diretta televisiva della Tenda TV. Saremo in diretta a partire dalle 9 del mattino, potrete seguirci anche sui nostri canali social, quindi così idealmente andremo ad allargare la platea non solo a Vittorio Veneto ma anche a chi dalle altre parti d'Italia vorrà seguirci, quindi il mio invito è quello di seguirci dalle ore 9 di domenica 23, andremo a proporvi tutti i momenti del raduno dell'associazione Lagunari Truppe Anfibie. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati qui, ringrazio anche appunto i lagunari per averci permesso di venire qui a Venezia, in quest'isola, in questo fantastico luogo, per mostrarvi le immagini che vi abbiamo proposto. Grazie a Francesca Astori in regia, appuntamento al 23 settembre.